È successo per 1-6 della Romulea di Feroce nella semifinale di Coppa Lazio Juniores, trofeo Elio Tortora. Gli Amaranto Oro battono l'Idri di Ferone con il primo set praticamente concluso nella semifinale, giocato a Ceccarelli. In gol per Alomuria Minelli con un gran gol nei primi 5 minuti del primo tempo, poi raddoppio da parte del numero 4 Azzawi, mentre nella prima frazione si chiude 2-1 con il calcio di rigore siglato da Truppo. Eccolo il fantastico gol da parte del numero 6 della Romulea, colpo di tacco vincente e Amarantoro che passano subito in vantaggio. Ancora è Dumitru a spaventare invece la formazione di Ferone sul calcio di punizione, l'unica vera occasione da parte della formazione pontina nella prima frazione di gioco. Poi è un altro calcio di punizione a mettere i brividi invece la formazione biancazzurra. Dalla cross, altro colpo di testa da parte dello stesso Minelli, palla che termina alta, raddoppio che però è vicino e arriva al 32esimo con Azzawi, sempre da calcio piazzato, questa volta da calcio d'angolo e la deviazione vincente da parte del numero 4, Romulea che si distrae però a fine primo tempo e al 45esimo arriva il calcio di rigore in favore dell'Idri di Ferone. Dal dischetto va Truppo che batte il portiere Amaranto Oro, provando così a riaprire il match. Match che sembra potersi rimettere in gioco praticamente nella ripresa, con il calcio di punizione e la traversa colpita dai pontini di Ferone al minuto numero 7 del secondo tempo. Il cross sul calcio di punizione e il colpo di testa che manda il pallone praticamente sulla traversa. Poi 3-1 che chiude praticamente il match con il rosso che arriverà al lembo al minuto numero 13 della ripresa, siglato da Menniti. Ottimo il cross da parte di Cipriani e rosso per doppio giallo dato dal direttore di gara al lembo e che resta così in 10. Match che praticamente si chiude qui perché la Romulea affonda per altre 3 volte, portando il punteggio finale sull'1-6. Prima a Siglare e Sarmiento, dopo un'ottima percussione da parte di Menniti, il gol da parte del numero 10 della Romulea, che trova così il 4-1. Lo stesso Sarmiento al 22esimo trova anche la cinquina. Azione ancora tutta in verticale, questa volta è Cipriani a fare da assistman, anzi a provare prima la conclusione, poi il raddoppio e doppietta da parte del numero 10 della medaglia degli Amaranto Oro. Con Sarmiento, infine, in versione assistman, arriva il gol di Cipriani, che vale il 6-1 e praticamente chiude qui il match.